Ne abbiamo accennato questa mattina per quanto riguarda la ciclabile sul Lusenzo, ma il problema degli specchi stradali frantumati è un problema che investe il territorio. A Borgo San Giovanni, lungo Lusenzo, altezza Monegamatta, ci hanno confermato che gli specchi stradali erano due, collocati nei due punti ciechi di quell'ansa che si crea per la presenza di un'abitazione. Due specchi, se non ricordo male, erano spesso rotti. Da due si è passati ad uno, oggi rotto anche quello e da qualche giorno a dire il vero. Sottopasso di Brondolo che porta al Clodice ne sono due, rotti a ciclo continuo, nel senso che come vengono sostituiti, vengono presi nuovamente a sassate e distrutti. I nostri followers hanno ricordato che anche quello di Via Fenix che porta a Lusenzo è nelle stesse condizioni. C'era persino uno specchio parabolico, se vi ricordate, attaccato su una bricola tra fondamenta Canal Lombardo e fondamenta Merlin, sempre per essere utilizzato dalle vetture. Sono anni che è scomparso, eppure era utilissimo visto la curva a gomito che ostacola la visibilità. Specchi tolti o specchi usati come bersagli, quindi. Siamo certi che gli specchi abbiano un costo per la comunità e quindi per tutti noi. In un range che va dai 25 euro circa ai 230 circa, cercando su Google. Immaginiamo che il comune non acquisti né uno e neppure l'altro, ma in ogni caso si tratta di un prodotto a salvaguardia della sicurezza nella viabilità. Se vanno rotti o se diventa un gioco per i vandali massacrarli, è comunque necessario sostituirli, proprio per evitare incidenti con conseguenze che potrebbero essere anche gravi. Ora, alla Monegamatta a Borgo San Giovanni sulla ciclabile sul Lusenzo ne è stato tolto uno dei due, è scomparso anche il foro che c'era per terra e adesso l'altro è rotto. Abbiamo fior di telecamere funzionanti sul Lusenzo ed è stato dimostrato che siano funzionanti quando un ragazzo se l'è presa con un bidone da passeggio ed è stato subito identificato proprio grazie all'utilizzo di quelle telecamere. Attiviamole dunque per vedere chi è che spacca ciò che è di proprietà comune e chissà che comincia ad essere la presenza delle telecamere un deterrente e non solo un qualcosa d'arredo. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Milano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.